Fernanda Biava nasce ufficialmente nel 1988, l'anno in cui io, Emanuele, compio 18 anni e quindi nasce l'etichetta Azienda Agricola Biava di Biava Emanuele, cioè quello che è oggi con le caratteristiche più o meno simili a quelle che ha oggi. Nella realtà però queste vigne e questa proprietà era già lavorata, coltivata e si produceva vino dall'inizio del secolo, quando il nonno Biava Giovanni, nato nel 1908, ha iniziato a coltivare le vigne su questa collina, in parte per sé, in parte per conto della curia, però ecco, c'è stato un passaggio ufficiale nel 1988 quando è nata l'etichetta. Prima le bottiglie venivano consegnate o fatte per conto terzi oppure diciamo così vendute con una scritta fatta a mano sulla bottiglia da parte del nonno, quindi in maniera non ufficiale. L'azienda si trova a Scanzo Rosciate, che è un piccolo paese alle porte di Bergamo, siamo 7 km dalla città, siamo in una zona assolutamente collinare, esposta verso sud, infatti alle mie spalle c'è tutta la pianura, non c'è più nulla, da qui in poi c'è solo pianura, quindi una collina con una forte pendenza, molto ben esposta. Collina composta da una formazione rocciosa particolare che rende unico questo vino, perché sotto questa collina abbiamo questa roccia particolare che si chiama Sas de Luna, una formazione calcarea, una marna calcarea che fa sì che le piante facciano molta fatica ad attecchire, molta fatica a svilupparsi, producono molto poco, però quella poca uva che viene prodotta ha delle caratteristiche organolettiche, dei profumi, delle caratteristiche, delle proprietà che sono veramente uniche. Questo è il famoso Sasso di Luna, la pietra calcarea che ha come caratteristica quella di essere molto compatta quando è coperta da un piccolo strato di terra e di sbriciolarsi poi invece quando esce a contatto, quando è a contatto con acqua o con il sole, e quindi ha questa caratteristica di essere estremamente estremamente friabile. È incredibile come la differenza che c'è fra le vigne coltivate sulla roccia e le vigne coltivate altrove. Ci troviamo di fronte a due uve completamente diverse, con delle profumazioni molto più intense, con delle note di pepe, di incenso, delle note aromatiche completamente diverse. Quindi questo è proprio il segreto del moscato di Scanzo di qualità. Ma allora, esistono tantissime teorie riguardo al fatto del Sas de Luna. La più accreditata è che veniva chiamato Sas de Luna perché nelle notti di luna piena riflette la luce, perché l'erba qui col calore brucia e quindi riflette un pochino all'effetto neve. Anche se in realtà il vero motivo è che i nostri vecchi pensavano che questa pietra così diversa da tutte le pietre che si trovano nei dintorni fosse proprio una pietra lunare, quindi un meteorite, un asteroide caduto su Scanzo Rosciate, e quindi si erano convinti di coltivare questa vigna su una pietra che arrivava dalla luna, da lì il termine dialettale Sas de Luna, la pietra che viene dalla luna. Allora, il moscato di Scanzo è il nome sia della pianta che il nome del vino. Il paese nel quale viene coltivato oggi si chiama Scanzo Rosciate, il moscato si chiama moscato di Scanzo, quindi il nome del vino, del vitigno e del paese è lo stesso. Questo vitigno è autoctono, è sempre stato coltivato qua. Abbiamo tradotto scritti trovati nelle varie biblioteche che parlano di moscato di Scanzo coltivato in questa area già a partire dal 1300, quindi un vino che è stato riconosciuto, diciamo, in tempi tutto sommato recenti come DOCG, una delle più piccole d'Italia, è stata la più piccola d'Italia per tanti anni, oggi è una delle più piccole d'Italia, la seconda per essere precisi, però è sempre stato coltivato su queste colline e su questo sasso particolare, su questa pietra particolare che è il Sasso di Luna. Il moscato di Scanzo fondamentalmente viene coltivato su terreni molto difficili da lavorare. La nostra azienda non ha nemmeno il trattore, lavoriamo completamente a mano le nostre vigne, che si dividono su due forme di allevamento diverse. La pergola bergamasca, che è quella che abbiamo qui, quindi il sistema storico, quello che si è sempre utilizzato, dove comunque la potatura viene fatta in modo che si venga a creare diciamo una sorta di spazio alto dove la vigna può appoggiarsi e i grappoli in genere scendono da questa parte qua,
mentre le vigne più recenti vengono coltivate a guyot, quindi su delle filari che sono delle spalliere. La vendemmia avviene in genere nella prima settimana, la prima decade del mese di ottobre. Dobbiamo fare molta attenzione a quello che è il meteo, perché siamo a Bergamo e quindi quando arriva il brutto tempo, poi in genere in quel periodo dura per qualche giorno, quindi dobbiamo sempre giocarcela fra la maturazione, lasciare l'uva il più possibile fuori per raccogliere gli ultimi raggi di sole del mese di ottobre, ma al tempo stesso cercare di anticipare le perturbazioni invernali. Questa è la nostra piccola cantina che si trova sul Monte Bastia, è la cantina dove vengono vinificati esclusivamente i passiti dell'azienda, quindi i tre passiti, Moscato, Giallo ed Exentia, ed è una chicca, una piccola realtà con contenitori in acciaio inox, solo acciaio, perché per questi vini utilizziamo solo ed esclusivamente acciaio, contenitori che al massimo raggiungono i 20 ettolitri. Allora, questo locale di appassimento, che è il locale dove tutta l'uva di Moscato di Scalzo viene portata per appassire, quindi per asciugarsi e per perdere l'acqua in eccesso. Attraverso l'appassimento noi concentriamo, otteniamo la concentrazione degli zuccheri e di tutti gli aromi che ci sono nell'acino. Chiaramente qui deve entrare solo uva perfettamente sana, perfettamente selezionata, quindi pulita col forbicino, in modo da evitare che ci siano acini che potenzialmente possono ammuffire e quindi possono creare problemi. Per noi la muffa è un nemico, quindi se si sviluppa un po' di muffa all'interno del secatoio, probabilmente questa muffa si diffonderà e rischia di mandare al diavolo tutto il lavoro che abbiamo fatto fino a qua. Quindi dobbiamo avere grandissima attenzione. In parte l'uva viene messa su graticci, questi graticci sono dei telai come questo qua dietro, dove l'uva viene stesa e può prendere aria sia da sopra che da sotto. Quando abbiamo esaurito i graticci utilizziamo delle cassettine in legno, delle cassette in questo modo, dove l'uva viene stesa e lasciata asciugare. Il tempo d'appassimento è molto variabile in funzione a quello che è l'andamento climatico. Noi facciamo appassimento naturale, quindi a seconda di come procederà la stagione, se sarà un autunno asciutto e caldo impiegheremo meno tempo, se sarà un autunno piovoso impiegheremo più tempo, perché l'obiettivo è quello di arrivare comunque almeno al 30% di concentrazione degli zuccheri. Quando abbiamo poi raggiunto la concentrazione che vogliamo, quindi siamo arrivati ad avere la concentrazione di circa 30-32% di zuccheri, l'uva viene sgranata, fatta fermentare, quindi in maniera tradizionale con una vinificazione in rosso, all'interno di contenitori in acciaio, e da lì in poi il mosto e il vino rimarrà sempre ed esclusivamente in acciaio. Il Moscato di Scalzo non fa nessun tipo di passaggio in legno. Dopo qualche anno, quando ormai il vino sarà considerato pronto, verrà imbottigliato in piccole bottiglie da mezzo litro e messo in cataste, dove rimarrà per avere un'ulteriore maturazione, quello che viene chiamato comunemente l'affinamento in bottiglia, prima di poter essere messo in commercio. Il Moscato di Scalzo ha come caratteristica che lo rende certamente unico il fatto di essere un moscato passito rosso. È l'unico moscato passito rosso d'Italia. Quindi con questo abbiamo certamente una caratteristica che lo distingue da quello che è il panorama dei moscati passiti italiani. Il naso è certamente il suo punto di forza. Io potrei dire che questo è un vino che va bevuto col naso, perché ha queste note così incredibili e uniche di incenso, delle note di tabacco, di pepe, piccoli frutti di bosco, di mirtilli, insomma ha una varietà di aromi incredibile. Per certi versi è quasi un peccato berlo, nel senso che quando lo senti al naso avresti voglia di continuare a riportarlo al naso e riportarlo al naso, perché continua a cambiare, continua a evolversi. Nel momento in cui si ossigena, soprattutto se versato in un bicchiere grande come questo, è in continua evoluzione, quindi ogni volta che lo riportiamo al naso percepiamo qualcosa di diverso. In bocca è un'esplosione, non poteva essere altrimenti. Tutto quello che abbiamo sentito al naso si ripropone anche in bocca, con una freschezza, una nota così importante da veramente farci pensare a un prodotto estremamente elegante. Direi che la parola d'ordine
riguardo questo vino è proprio eleganza. Abbiamo freschezza, abbiamo alcol, abbiamo zucchero, ma abbiamo soprattutto equilibrio fra queste componenti e quindi è un vino gradevole, un vino difficile nell'abbinamento, ma che si presta ad essere abbinato ad esempio a dei cioccolati fondenti, si presta per essere abbinato con della pasticceria secca, può essere abbinato tranquillamente anche a un buon sigaro cubano, piuttosto che dei formaggi erborinati di cui la nostra terra è particolarmente ricca. La cosa che a me ha sempre in qualche modo dato fastidio era il fatto che il Moscato di Scanzo, pur essendo un vino estremamente pregiato e avendo una storia così importante, così mirabolante, quando sentivo il nonno parlare del fatto che gli ambasciatori tenevano le bottiglie di Moscato di Scanzo, piuttosto che le bottiglie di Moscato di Scanzo venivano regalate dal vescovo di Bergamo, venivano regalate in Vaticano, cioè sentivo queste cose, però negli anni 80, negli anni 90, all'inizio, quando io ho iniziato a fare questo lavoro seriamente dopo aver fatto le scuole, alla fine il Moscato di Scanzo aveva un mercato che era quasi completamente locale. E questa cosa mi dava, in qualche modo mi dava fastidio, perché sapevo che il prodotto era un prodotto incredibile, ma non aveva, secondo me, la visibilità che avrebbe dovuto avere. Quindi il mio obiettivo è sempre stato quello di cercare di ridare visibilità al Moscato di Scanzo a livello nazionale o internazionale. E quindi, non appena ho avuto la possibilità, ho cercato di mettermi in moto e attivarmi per portare il Moscato di Scanzo al di fuori di quello che erano i confini regionali o addirittura provinciali, nel quale era un pochino segregato, anche perché nella realtà il Moscato di Scanzo viene prodotto in pochissimi pezzi. Oggi che siamo al massimo della produzione come consorzio e come territorio, arriviamo a produrre al massimo 50.000-60.000 bottiglie da mezzo litro, quindi è veramente una goccia. Mi sono da subito impegnato per cercare dapprima di farlo conoscere a livello nazionale, soprattutto grazie anche alle collaborazioni con le associazioni di categoria, e poi piano piano di uscire dalla nostra Italia per andare a farlo assaggiare a Londra, in Germania, piuttosto che nelle grandi città europee. Oggi il Moscato di Scanzo, la mia azienda, lo vende in tutto il mondo, e questa è una cosa che ci fa molto piacere, perché finalmente riusciamo a farci riconoscere sia in Oriente che negli Stati Uniti. In Europa già ci conoscevano, però se pensiamo a quello che è il passato del Moscato di Scanzo, probabilmente quello che facciamo oggi è ben piccola cosa, perché il Moscato di Scanzo veniva addirittura consumato dalla zarina Caterina di Russia, veniva quotato alla borsa di Londra nel 1850, era uno dei vini, o forse il vino più caro del mondo. Abbiamo ancora una produzione limitata, perché sono solo 31 ettari, e questa è l'area di OCC, è veramente microscopica, ma su questi 31 ettari ci sono molte aziende che lavorano in maniera molto attenta, puntando alla qualità, e quindi abbiamo dei prodotti che sono straordinari.